Buongiorno a tutti raga, sono sempre io, Mr. Striker, e benvenuti in questo nuovissimo video. E oggi è uscita la 1.2.5. Ok, non è veramente uscita la 1.2.5, ma è una pre-release della versione 1.2.5 appunto. Allora, cosa c'è di nuovo? Beh, un'emerita minchia. Allora, a parte gli scherzi, per prima cosa non vi voglio girare. Che cazzo è qua? Oh mio Dio. Ok, per prima cosa non mi voglio girare e voglio farvi vedere prima le cose. Anzi, ok, guardate. Bella. Vabbè, una cazzata, ok, lo so. Allora, ciao gatto. Allora, una novità delle più importanti, però sono, cioè non è molto importante, che adesso Shift, come sapevate, se noi premiamo Shift mentre, ad esempio, siamo sulla crafting table oppure sulle chest, ci trasporta direttamente nell'inventario. Ecco, adesso funziona anche per la fornace, che prima non funzionava per non so quale motivo, perché il ciccione non ha voluto. Quindi, per ringraziarlo, ci do una fetta di carne in faccia. Allora, premiamo Shift, clicchiamo sulla carne e come vedete ci trasporta direttamente dentro. Funziona anche col carbone. Vi chiedete perché questa TNT, bellissima TNT, e l'accendino, ve le faccio vedere. Ok, allora, prendiamo la carne, buttiamola via. Allora, questa TNT, facciamo F1, è una cosa che vi faccio vedere adesso. Allora, prima, quando noi ad esempio clicchiamo così, col tasto destro fa il fuoco. E per accendere la TNT si poteva fare anche il fuoco. Però non c'era modo di accendere la TNT senza usare qualche collegamento di redstone o il fuoco per l'appunto. Ma adesso possiamo attivare la TNT senza attivare né fuoco né redstone. Come? Allora, premiamo il tasto destro sulla TNT e essa si attiverà direttamente senza generare il fuoco. Bella raga. Bene, possiamo vedere cos'è. Anzi, prima, raga, queste sono tutte novità. Cioè, beh, tutte, sono due. Però, beh, ci sono anche altre piccole novità che non sto qui a dirvi perché sono proprio delle minoranze, dei bug fix. E mi pare che non ci sono ancora bug. L'ho visto così su Wiki. Vabbè, tanto è una pre-release e dovrebbero starci lo stesso i bug. Speriamo che nelle prossime pre-release oppure nella 1.2.5, scusate, ufficiale, aggiungeranno qualcosa in più, perché mi ha deluso. Ok, proviamo. Ok, bella. Vediamo un po'. Oh mio Dio. Ok, quest'isola è diventata abitabile, quindi potrei farci un let's play. Ok, sto scherzando. Vabbè raga, questo è tutto per questa video per come posso chiamarlo, video informativo, diciamo, per la nuova versione 1.2.5. per scaricarla, perché non si può fare force update, perché ancora non è una versione ufficiale, trovate il link in descrizione. Basta inserire quel file che scaricherete dentro a bin, sostituendo, cioè il minecraft.jar. Ok, bella raga, questo è tutto per questo video, ci vediamo nei prossimi video. Ok,